Allora, ciao a tutti. Io se non comincio con allora, vabbè. Volevo parlare con voi dell'ultima lettura che ho fatto. Si tratta di Nicola Lecca, La piramide del caffè. L'ho fatta, come vedete, attraverso il Kindle ed è la lettura che è stata protagonista lo scorso martedì. Della serata del libro del martedì che si tiene in streaming su Google Plus. Se non avete ancora cliccato sulla pagina di Facebook che si chiama sempre il libro del martedì, vi chiedo di magari andare a dare un'occhiata visto che potete anche interagire con noi, ma comunque nel video precedente a questo vi ho spiegato un pochino più dettagliatamente il progetto di cui anch'io faccio parte. Allora, per quanto riguarda il libro, vi faccio rivedere la copertina che certamente avete già visto in diverse librerie, è una copertina accattivante, infatti aveva incuriosito anche me e sono riuscita ad averlo, riuscita a leggerlo in questo formato qui. E insomma, adesso vi racconto un po' quello che ne penso. Allora, velocemente vi dico che il libro racconta la storia di Imi, che è un ragazzino che ha vissuto la sua intera infanzia in un orfanotrofio in Ungheria. Orfanotrofio pieno zeppo di bambini e di, tra virgolette, zie che vengono chiamate neni. Che amorevolmente li accudiscono e li aiutano a maturare il loro carattere e il loro comportamento. All'età di 18 anni riesce a realizzare il suo sogno, che è quello di andare a Londra e vivere lì. In questo caso riesce ad andare e trova lavoro alla Proper Coffee, che è una catena di caffetterie. Lui va a lavorare in una di queste caffetterie. Quando arriva alla Proper Coffee, gli viene messo in mano il manuale del caffè, che è un manuale pieno zeppo di regole che lui praticamente deve imparare quasi a memoria, come se fosse, diciamo, un Vangelo. E lo deve fare come lui, lo devono fare anche tutti i dipendenti della Proper Coffee. Diciamo che lui è felicissimo anche di imparare, oltre che il lavoro, a imparare le regole di questo manuale del caffè, perché trova che siano delle buone regole per vivere, diciamo, in armonia la giornata lavorativa. Il fatto di avere delle regole e di avere un percorso da seguire per lui, insomma, è qualcosa di molto valido. Abita insieme a una signora che si chiama Linny, o Lin, ma penso si pronunci Linny, non sono sicura, che è una signora molto molto gentile che tratta Imi quasi come un figlio ed è una signora dal carattere esuberante e che comunque volendo bene a Imi non lesinerà i consigli riguardo anche al lavoro. Ci sono numerosi personaggi che ruotano attorno alla vita di Imi. Ci sono i responsabili della sede della Proper Coffee dove Imi lavora, che all'inizio lo prendono, diciamo, a ben volere, perché lui è un bravo ragazzo, segue le regole, si comporta bene. Se appena appena c'è qualcosa che non va, lui è subito pronto a rimettersi, diciamo, in carreggiata, perché questo è quello che il manuale vuole, che tutti seguano una determinata via. A fianco a lui lavora un ragazzo che invece è molto disincantato. Nemmeno lui è un inglese, è uno spagnolo, sì,
Però lavorando da più tempo nella caffetteria si è reso conto che non è tutto oro quello che riluce e cerca di far capire a Imi che in realtà certi comportamenti non sono assolutamente giusti e tantomeno dovrebbero essere tollerati. Ma lui, nonostante questo, continua per la sua strada, pensando che quella sia la strada migliore. Il libro, La vita a Londra di Imi, è alternata con i pensieri di Imi rivolti all'orfanotrofio. Quindi, attraverso i suoi pensieri, noi conosciamo dei bambini che hanno vissuto con Imi e dei bambini invece, anzi uno in particolare si chiama Jonathan, che in realtà lui non ha conosciuto in quanto è arrivato dopo, ma comunque l'autore ci narra la storia di questo ragazzino, che è una storia interessante, ma che io non sto qui a raccontarvi. La vita di Imi prosegue in un certo senso tranquilla finché il collega e amico decide di andarsene e questo crea in lui uno stato di agitazione, di ansia e di tristezza e in più la goccia che fa traboccare il vaso e fa finalmente aprire le porte, diciamo, della realtà sul mondo lavorativo in cui Imi vive. È un episodio in un certo senso banale, ma molto ingiusto che i datori di, no, i datori, i, oddio, non mi viene la parola, i capi, diciamo, i capi di Imi commettono nei suoi confronti. Ed è un fattore che porterà delle conseguenze gravi e comunque questa cosa succede naturalmente alla fine del libro, di cui vabbè il finale non vi racconto. Perché non vi ho raccontato approfonditamente degli altri personaggi e in particolare di Jonathan? Perché trovo che in sé il libro sia scritto molto bene, che l'autore sappia mantenere l'attenzione del lettore con questo scrivere fluido e anche il passaggio dei ricordi alternati alla vita del momento. È una marcia in più per incuriosire il lettore. Non vi ho parlato dettagliatamente degli altri protagonisti perché un difetto che ho trovato in questo libro è il fatto che gli altri protagonisti, tra cui Jonathan, sono talmente interessanti che quasi surclassano Imi, che dovrebbe essere il protagonista. E così è anche per Linny, la signora che lo accoglie in casa. Quindi diciamo che il difetto di questo libro è il fatto che l'autore doveva, secondo il mio modestissimo parere, cercare di approfondire di più, ancora di più e incuriosire di più per quanto riguarda la storia di Imi. Oppure, se non voleva fare questo, doveva cercare di chiudere il cerchio, delle vite degli altri protagonisti, ma in un certo senso forse non renderli così interessanti. Perché, almeno per quanto mi riguarda, io quando sto leggendo un libro che ha un determinato protagonista, mi trovo spiazzata quando trovo che, gli altri, tra virgolette, attori, quasi attirano di più la mia attenzione, mi sembra di perdere il filo del racconto principale. Quindi, secondo me, se Nicola Lecca avesse scritto magari 20, 30, 40 pagine di più,
chiudendo determinati cerchi e facendo crescere ancora di più la formazione di IMI, forse invece di 3 stelline magari gliene avrei date 4. Il libro comunque è un libro piacevole, se volete staccare magari da una lettura impegnativa, questo fa il caso vostro. Si viene a conoscenza di come vengono trattati i vari lavoratori stranieri e anche delle abitudini che hanno le persone che sono nate, che vivono in Inghilterra, che non sono affatto poi così delle abitudini strampalate, ma comunque riesce a descrivere anche diciamo, il quotidiano della persona che è nata lì, insomma, indigena. Ecco. Quindi io è un libro che consiglio. Fatemi sapere se l'avete letto e cosa ne pensate. Se avete qualche altra domanda, sono qui. Se volete vedere il video della diretta che c'è stata martedì scorso, la trovate nella pagina del Facebook del libro del martedì. Prima o poi cercherò di caricarlo anch'io sul canale. Intanto vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito. Se volete, ci vediamo questa sera. Sempre in diretta streaming su Google Plus per parlare di Daniel Pennac come un romanzo. Ciao!